Amici di Sportisili, bentrovati, trovati a questo nuovo appuntamento con eh, Pillola di Sessa, l'approfondimento della redazione di Sportifili, Sportisili su tutto il calcio mercato delle squadre siciliane qui per voi. Aldo Sessa vi terrà compagnia dalle, eh, dalle 17 fino alle 17.30, oggi a orario anticipato anche per seguire eh, la partita tra ehm, Palermo. Eh, Reggiana, anzi tra Reggiana e Palermo, visto che i Rosanero giocheranno in trasferta al Mapei Stadium. Naturalmente, io vi ricordo di seguire tutti i nostri social: Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok. Di seguire e iscrivervi al nostro canale eh, YouTube dove potrete trovare tutti i contenuti video della nostra redazione. E poi di seguire sul nostro sito internet www.sportisili.it tutti gli approfondimenti sullo sport siciliano a 360 gradi. Vi terremo poi anche aggiornati su quelle che saranno le prossime eh, dirette, soprattutto quelle che saranno eh, gli appuntamenti di alcuni eh, atleti e, e squadre che insomma mh, hanno importati siciliani al loro interno e che potrete seguire anche sul, sui, nostri, eh, sui nostri social e sul nostro eh, sito. Eh, ci sono già i primi commenti eh, per quanto riguarda la diretta. Quindi partiamo col sommario. Partiamo proprio dal eh, Palermo Palermo che appunto è nella più stretta vigilia eh, di eh, partita per quanto riguarda i Rosanero che saranno impegnati con la Reggiana. Il calciomercato ancora apertissimo per i Rosanero che dovranno. Fare i conti e con l'assenza di buttare scopriremo assieme se il Palermo deciderà o meno di intervenire sul calcio mercato, ha accolto già Liam Anderson, ma sta per accogliere anche un pezzo pregiato del calcio mercato proveniente dalla Serie A. Ma naturalmente non c'è solo il Palermo. In questo momento il Catania, per quanto abbia di fatto completato il mercato in entrata, deve ancora lavorare su alcuni tasselli in uscita. E soprattutto potrebbe chiudere eh, del tutto la sua sessione estiva con un ultimo colpo a centrocampo. E scopriremo quali sono in i nomi in corso dalla linea mediana della squadra di Luca Tabbiani. E poi faremo un approfondimento anche sul calciomercato del Messina, dove finalmente dopo un lungo inseguimento è arrivato il nuovo centravanti eh, dei eh, Giallorossi. Naturalmente, io vi invito a seguirci. Eh, su uh, tutti i nostri, su tutti i nostri social, come dicevo prima, ma di interagire con noi nella nostra diretta sia su Facebook che su YouTube. ricordiamolo andiamo eh, su entrambi i canali. Comunque potrete rivedere eh, queste, queste puntate di Pillole di Sessa appunto sia sul nostro canale Facebook che anche sul nostro canale YouTube. Partiamo subito eh, dai eh, Rosanero ci chiedono già di, eh, di Di Francesco e di altri mh, in, diciamo profili legati al calcio del mercato del Palermo, quindi introduciamo subito le questioni di mercato. Come dicevamo prima, il Palermo è eh, in, alla vigilia di una partita importante, eh, quella della terza giornata contro la Reggiana, soprattutto alla luce eh, del pareggio per 0-0 contro il Bari, un pareggio che ha lasciato la mano in bocca eh, all'interno dell'ambiente rosanero e che in qualche maniera è stato protagonista anche successivamente dopo dieci giorni in conferenza stampa dato che eh, se ne è parlato uh, durante appunto, la conferenza stampa e presentazione di Reggiana Palermo con Eugenio Corini che ha anche espresso un po' quello che è il suo eh, malessere e anche la sua eh, seccatura eh, diciamo così la sua arrabbiatura su alcune critiche che sono arrivate e quindi una partita importante per il Rosanero anche per testare eh, alcuni elementi provenienti dal calcio mercato. Il primo potrebbe essere tra l'altro eh, Christopher Lund che eh, potrebbe giocare eh, nella, eh, in, nella linea difensiva dei eh, Rosanero in una linea 4 che invece a destra dovrebbe rivedere confermato Matteo proprio alla luce dell'infortunio. Eh, di eh, Alessio Buttaro. Buttaro eh, ha avuto un, un problema, una distorsione che lo dovrebbe tenere fuori per circa un, almeno un mese. Questo eh, naturalmente apre eh, delle questioni in Casa Palermo che stava ragionando su delle uscite anche di alcuni over eh, nella eh, lista attualmente eh, dei 18 over 23. In questo momento sembrerebbe che eh, l'infortunio di Buttola dovrebbe essere sostituito con gli elementi già presenti in rosa. Di conseguenza, Alex Matteo è il calciatore che per ruolo e per ehm, curriculum, almeno in questo momento, dovrebbe eh, mantenere il suo posto da titolare, seppur eh, un profilo che diciamo. Eh, nella mente dei tifosi del Palermo è quantomeno discontinuo e poi naturalmente c'è eh, la presenza di un giocatore come Simon Graves che in questo momento diciamo, di difficoltà potrebbe adattarsi eh, nel ruolo di terzino destro. Quindi il Palermo non dovrebbe, almeno eh, secondo le nostre ultime eh, informazioni, intervenire sul mercato per quanto riguarda il terzino destro. Ha chiuso per quanto riguarda il mercato di entrata nella difesa, ma ci sono... Eh, diversi nomi in uscita soprattutto tra gli esuberi ne avevamo fatto anche l'altra volta menzione Crivello eh, su cui c'era l'interesse della prova Vercelli Marong che tra l'altro è stato oggi avvistato allo stadio e eh, di fatto ancora non ha uh, idea di dove proseguirà la sua carriera e poi Maute e Doda eh, per quanto riguarda invece il centrocampo ebbene eh, sul centrocampo ci sono invece eh, probabilmente le operazioni più calde in questo, in questo momento eh, è noto come ormai sia arrivato l'ufficialità di Liam Henderson che è stato convocato per la partita con la Reggiana. E potrebbe chissà trovare spazio a partite in corso verosimilmente. A meno che Corrini non voglia già testarlo sin da, dal primo minuto, sembra in questo momento difficile da, eh, da ipotizzare. Liam Henderson vestirà la maglia numero 53, arriva in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni proprio eh, dall'Empoli ritrovando anche eh, Stulaz e diversi eh, anche altri compagni ritrovando anche Corini che lo aveva avuto a Lecce e questo in qualche maniera al momento completa il reparto se non che è in uscita eh, Samuele Damiani che è stato convocato per la partita con la Reggiana ma che è in uscita appunto e che Secondo le ultime voci di mercato, avrebbe già un accordo con la Juventus Next Gen e dovrebbe andare in prestito con diritto di riscatto proprio ai bianconeri eh, in serie C. Si è quindi chiusa, almeno eh, in questo momento, l'ipotesi di uno scambio con Dimitri Brisoli del, Ber del Brescia per, farlo rimanere, per far rimanere anche Damiani in serie B. Anche la questione di Fiordinino ormai sembra ormai passata, dato che il calciatore ex Primavera del Palermo ha trovato un accordo con la Feralpi Salò e quindi potrebbe anche essere a disposizione della squadra eh, gardesana proprio nella eh, trasferta a Palermo eh, di questo fine settimana, ma ci sono ancora nomi riguardanti appunto il centrocampo ancora caldi. Se si dovesse guardare alle liste eh, bandiera, evidentemente l'ultimo nome è rimasto è quello di Simone Santoro, ma in questo momento non è un nome, eh, non è un nome caldo. I nomi caldi sono invece quelli di Filippo Iaghiello e eh, Charles Pickel. Iaghiello è un'uscita dal Genoa, eh, Pickel invece eh, sembra prossimo a essere ceduto dalla Cremonese. Sono due giocatori eh, che sono entrati diciamo, nella lista. Eh, dei desideri di, ehm, di Leandro Rinaudo direttore sportivo del Palermo e anche di eh, Bigon naturalmente il, ehm, il Palermo ha in qualche maniera interesse a completare questo reparto nel momento in cui uscirà eh, Samuele Dagnani. Il terzo nome, sappiamo tutti, è quello di Valerio Verre, eh, ma in questo momento Verre eh, sembra un tassello importante e centrale nel centrocampo della Sampdoria, ma fino all'ultimo giorno del mercato i Rosanero potrebbero portare a casa un centrocampista appunto per completare il reparto. Per chi ci chiedeva invece eh, su, per quanto riguarda l'attacco e soprattutto per quanto riguarda il nome di Federico Di Francesco, lo abbiamo scritto ieri sul nostro sito e ormai è anche di non più pubblica la notizia che il calciatore abbia già svolto praticamente le prime visite mediche e di conseguenza si aspetta ormai eh, solo l'ufficialità, potrebbe arrivare addirittura... Eh, subito dopo la partita con eh, la Reggiana, magari domani o comunque prima della terza giornata di campionato, di conseguenza dall'arrivo di Di Francesco, un calciatore che tra l'altro ha grande esperienza nel campionato di Serie A, ha accumulato quasi 160 presenze in Serie A, segnando 17 reti, un giocatore molto utile e che ha appunto alle spalle diverse stagioni con squadre come Sassuolo, Bologna, Spal, Lecce, Empoli arriva proprio dal, dal Lecce dove ha segnato un gol pesante nella prima giornata di campionato contro la Lazio e ormai eh, virtualmente un calciatore del Palermo. Eh, sembra ormai veramente prossimo allo sbarco in Sicilia. Gli ultimi nomi sono quelli eh, legati a eh, due profili under: uno è quello di Aldo Florenzi, l'altro quello di Emanuele Vignato. sono Due profili che comunque il Palermo sta, sta attenzionando anche fino all'ultimo giorno di mercato, verosimilmente. Si potrebbero trascinare queste eh, trattative. Ricordiamo che sono degli under 23, appunto. Non, eh, diciamo, non rientrerebbero nel computo dei, eh, della lista dei 18 over 23, ma non è da escludere l'interesse eh, di Leandro Rinaudo e eh, Bigon a profili che magari riguardino la galassia del CD Group o che provengano eh, magari da, eh, diciamo dai, eh, dai, dai vari um, osservatori del CD Group. Quindi c'è da attenzionare questo aspetto da qui fino alla fine del, del calciomercato e colgo l'occasione per dirvi che eh, la redazione di sportisi li seguirà le ultime ore, anzi gli ultimi minuti, di calciomercato, andremo in diretta non alle 17:30, ma alle 19:30 e arriveremo praticamente fino alle 20:30, un'ora di diretta con eh, Francesco Cammuca per parlare del calciomercato del Palermo, ma anche per parlare del calciomercato di Catania e Messina che stiamo adesso per andare. Ad approfondire e fare un bilancio del mercato delle siciliane così come faremo un bilancio non solo delle squadre professionistiche, ma anche dei, eh, dei dilettanti. Salutiamo Peppe Musso, collega della redazione di Forza Palermo che ci sta che ci sta seguendo. Rispondiamo anche a qualche eh, commento: ci chiedono appunto di Florenzio di Piche o di, eh, Pichel, di abbiamo già eh, Abbiamo già risposto in qualche in qualche maniera. Eh, poi eh, ci chiedono chi prende l'Akragas, in questo momento il mercato di Serie D è un po', è un po bloccato quindi se ci saranno delle novità naturalmente poi sarà la nostra premura in qualche maniera eh, andare a eh, dare le ultime ufficialità per quanto riguarda la Serie D, detto che comunque l'Akragas così come il Siracusa e Ragusa così come il Trapani hanno fatto de 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 dei colpi di mercato molto importanti eh, per la categoria. Eh, ci chiedono uh, anche di ehm, di materia, intanto vedete in grafica scusate, vedete in grafica quella che è la probabile line up, la probabile formazione eh, non solo per quanto riguarda eventualmente eh, Reggiana eh, Palermo ma chissà, anche per un futuro vedete anche il possibile ballottaggio tra Mancuso e eh, Di Mariano in questa partita, naturalmente quando si inserirà Di Francesco potrebbe essere un ballottaggio molto caldo proprio su quel settore in questo momento Lund è in vantaggio su Aurelio, mentre Matteo è di fatto l'unica alternativa a destra, se non con l'adattato Graves a poter giocare largo eh, sulla destra eh, parlano ancora eh, di abbiamo eh, perso attimino il commento, parlavano ancora di Matteo dicendo che Matteo dice Martino Tabita: non è adatto al gioco di Corini, ha tutto sulle fasce e sui cross, però è un suo innamorato, non lo toglierà mai a di, di, di questa battuta. È obiettivo che comunque Matteo abbia trovato molto spesso spazio nell'undici titolare eh, di, eh, di Corini. Passiamo adesso al Catania. Catania, che eh, come dicevamo, eh, ha fatto un'importante eh, serie di investimenti in questa sessione di calciomercato, è arrivato a completare bene o male quello che è il suo assetto. Eh, in rosa, tra l'altro, eh, è stata presentata oggi la squadra a Palazzo, ehm, Palazzo degli Elefanti, sede del comune di, eh, di Catania. La campagna Abbonamenti viaggia su ritmi importanti. E ehm, tra i tanti oggi è stato, diciamo, è stato presentato alla stampa, ma di fatto ha parlato alla stampa anche Samuel Di Carmine. L'intervista la trovate sul nostro sito www.sportisili.it di Carmine, che è uno dei eh, pezzi pregiati del mercato del, del Catania. Di Carmine ha detto come questa esperienza in eh, rosso-azzurro gli eh, serviva perché voleva tornare a essere protagonista in una piazza molto ambizioso come quella etnea che vuole sentire il calore del pubblico non promette eh, una cifra in termini, in termini di gol eh, per questa stagione ma naturalmente ha lasciato intendere che sarebbe molto contento di ritornare sui livelli che aveva qualche anno fa quando riusciva a dettare leggi anche nei campionati di Serie B e anche in serie C. Come dicevamo, il calciomercato del Catania di fatto in entrata è in questo momento bloccato. Sono arrivati Alessandro Quaini e Edgars e Dubicas. Questi due giocatori al momento portano a 25 il numero di elementi in rosa per i rossa azzurri, che quindi per le regole della serie C dovranno tagliare uno dei giocatori in questo momento presenti in rosa per arrivare ai 24. L'indiziato numero uno, come sapete, è Giuseppe eh, Giovinco che eh, dovrebbe lasciare Catania o quantomeno eh, essere escluso dalla lista dei 24 se non dovesse trovare ulteriori, eh, ulteriori offerte. Questo permetterebbe, diciamo, di mantenersi in linea col regolamento dei 24 calciatori. Ma i rossazzurri potrebbero fare un'ulteriore operazione in uscita. Si è parlato nelle ultime ore. Di Michele Somma, ex Palermo e eh, protagonista l'anno scorso in serie, eh, in serie D, appunto, della promozione del Catania, oppure di Giuseppe eh, De Luca, che in questo momento, però, sembra più vicino alla permanenza di, eh, rispetto ad altri giorni. Un'operazione in uscita potrebbe eh, portare i Rossazzurri a investire eh, sull'ultimo tassello di centrocampo, che è veramente ormai l'ultima pedina che manca nello scacchiere di eh, Luca D'Abbiani. Si sono fatti diversi nomi, la settimana scorsa vi abbiamo parlato di Fabio Castellano eh, del Limolese, l'ultimo anno, anno in prestito alla Fidelisandria, ma ci sono oggi nomi eh, più caldi e certamente... Eh, in questo momento più vicini al, eh, al Catania, l'iniziato numero uno è Tomislav Golmet eh, con un passato anche al Crotone e che si è svincolato dal Rudes in Croazia. Rudes, che, tra l'altro, ricordiamolo, è la squadra da cui i rossazzuri hanno prelevato il giovane attaccante Gabriel eh, Popovic, che in questo momento è ancora in rosa, con eh, i vari. Eh, di Carmine, Sarao, eh, Chiricò e così via ma non è l'unico nome quello di Golmet perché nelle ultime ore sono mh, ritornati alla ribalta alcuni profili il primo è quello di eh, Ronaldo ex centrocampista del Padova qualcuno ricorderà in finale playoff contro il Palermo autore di, una, di un brutto gesto nei confronti di un, uh, di un attaccante del Palermo in area di rigore a cui rifilò una testata e quindi Venne espulso, però è un profilo di grande esperienza in Serie C e ha giocato in, in punto di terza serie con Salernitana, Empoli, Padova e Vicenza. E proprio dal Vicenza il, il Catania potrebbe prelevarlo qualora riuscisse a liberarsi. Eh, di un altro oh, giocatore eh, per appunto lasciare spazio al centrocampista. L'altro nome, e eh, potrebbe essere un ritorno anche gradito per quanto riguarda il Catania, è quello di Mattia Vitale, autentico gioiellino della eh, squadra di Serie D guidata l'anno scorso da Giovanni Ferraro, che è stato uno degli under migliori del eh, campionato di Serie D. Ebbene, il calciatore di proprietà della Sampdoria eh, potrebbe uscire negli ultimi giorni. Di mercato, il Catania ci sta facendo ancora un pensiero, però la Samp vorrebbe darlo via in prestito secco per un anno per non perdere il controllo sul calciatore. Il Catania vorrebbe almeno un diritto di riscatto per poter eventualmente uh, mantenere in Sicilia il calciatore. Più defilati in questo momento eh, le trattative per Mastino e Tascone, che sono profili valutati nelle scorse, eh, nelle scorse settimane. Eh, Alessandro Basile dice che la coppia De Luca e di Carmine per la C è molto buona, in effetti sono profili che eh, eh, valgono eh, molto eh, per la categoria. E lo stesso Alessandro Basile però ci eh, ricorda, ci chiede eh, novità sul Consiglio di Stato che in questo momento non sono ancora arrivate. Oggi c'era l'udienza del Consiglio di Stato da capire se la sentenza arriverà già stasera o domani mattina. Questo naturalmente può uh, stravolgere ulteriormente il calciomercato perché sappiamo come diversi calciatori della regina eh, siano in attesa di essere svincolati per poter eh, accasarsi da altre parti. C'è il. Ehm, il, il Brescia che attende di essere ripescata in Serie B, ci sono le squadre che attendono di essere ripescate in Serie C come la Casertana quindi di conseguenza c'è tutto un mondo del calcio italiano che evidentemente attende questa uh, sentenza del Consiglio di Stato per quanto riguarda l'esclusione della Regina e, in, eh, e il ripescaggio del, eh, eventuale del Brescia l'ammissione la dell'Ecco in Serie B per quanto siano appunto interessate squadre come e il Perugia e il Benevento, e poi eventualmente anche l'esclusione del Siena che ormai sembra praticamente cosa fatta. Quindi seguite anche il nostro sito per trovare gli aggiornamenti su questa, uh, su questa vicenda. Passiamo uh, quasi in chiusura, ormai alla Messina, Messina che eh, ha disputato l'ultimo amichevole precampionato contro il Città di Sant'Agata 2-0. Il risultato finale con gol di Giulio Frisenna e Pierluca Luciani. Mentre ricordiamo che eh, nella giornata di domani alle ore 17 dovrebbe partire eh, la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024, proprio dei giallorossi. I giallorossi in questo momento hanno uh, l'esigenza di trovare gli ultimi tasselli, ma finalmente dopo tanto penare i tifosi del Messina hanno il nuovo centravanti. Si chiama Vincenzo Plesce, e l'abbiamo. Ci cioè ha accompagnato praticamente dalla prima puntata di Pillole di Sessa fino a quest'oggi, quindi quasi alla chiusura del nostro appuntamento di quest'estate per parlare di calcio mercato. Eh, Plescia ha uh, un curriculum in Serie B che eh, parla di, di più di centinaia di partite proprio in terza serie, 21 gol e 8 assist in, in carriera proprio in Lega Pro. È il profilo che il Messina alla fine ha deciso di mh, scegliere e puntare per portarlo alla corte di Giacomo Modica, nonostante avesse in mente un altro colpo sfumato, praticamente quasi addirittura d'arrivo. Il nome è quello di Federico Dionisi, punta in uscita dall'Ascoli con cui eh, Dionisi ha giocato le ultime, le ultime stagioni, un calciatore che in Serie B ha fatto eh, decine di gol che in Serie C avrebbe fatto veramente comodo. Ma che eh, tra scegliere Messina in Serie C e una possibilità in Serie B con la Ternana, alla fine ha scelto, per accettare, ha scelto di accettare la proposta dei Rosso Verdi. Di conseguenza, il Messina ha accelerato per, eh, per Plescia portandosi a casa il proprio eh, centravanti che farà il reparto con Pierluca Luciani e probabilmente anche. Andrea Zammit è una notizia che è uscita nelle, nelle ultime ore della, della giornata di ieri soprattutto dai media maltesi proprio perché il ragazzo è un calciatore under 21 della nazionale di eh, Malta che ha rescisso da poco il contratto con il Valletta FC eh, il calciatore è effettivamente un profilo che per il campionato maltese eh, risulta molto interessante ha fatto diversi eh, diversi gol nell'ultimo campionato si è messo in luce in più di una circostanza, e soprattutto è appunto un elemento eh, della nazionale under 21 maltese. Il calciatore potrebbe arrivare, ma c'è da, con, da considerare il fatto che il Messina è già praticamente a 23 calciatori in, eh, in lista. Con l'arrivo di Plescia e con l'arrivo. Anche, eh, anzi, col tesseramento anche di eh, Giuseppe Salvo, terzino destro che ha seguito i, i giallorossi per tutto il, il ritiro. Il ventiquattresimo slot dovrebbe essere riservato a uno e un solo giocatore, quindi bisognerà capire se sarà Zamit o se sarà il famoso terzino sinistro che eh, nel passato eh, sembrava poter essere Giorgio Brogni. Brogni che poi alla fine. E ha avuto diverse problematiche quindi ancora la trattativa di sembra essersi raffreddata come pista il Messina sta cercando eventualmente un profilo in quel settore oppure tesserare anche in questo caso un, un giocatore che ha seguito il Messina nel ritiro ovvero quel, Alessandro, quel Matteo Darini che appunto potrebbe essere una, pie, una pedina molto importante per la difesa eh, dei giallorossi in porta dovrebbe essere ormai prossimo ad uscire Riccardo Daga, eh, che ha uh, diverse richieste in Serie C e in Serie D. Al suo posto è si è già aggregato al gruppo Jacopo De Matteis, un giocatore che arriva in prestito dalla Salernitana a 21 anni, e sarà il secondo eh, dell'esperto Ermanno Fumagalli. Che invece si appresta a vivere una stagione eh, da leader della difesa del Messina. Sperando per i tifosi giallorossi che questa possa essere una stagione diversa rispetto agli ultimi, agli ultimi anni, eh, prima di chiudere, naturalmente vi ricordiamo, come dicevamo prima, tutti gli appuntamenti eh, che seguiremo noi di Sportisili. In primis è iniziata la Coppa Italia Eccellenza Promozione e la eh, Serie C1 eh, di futsal, che eh, noi di Sportisili seguiamo direttamente sui campi, quindi potrete eh, avere accesso alle nostre. Eh, telecronache sia eh, sul nostro eh, canale YouTube e poi naturalmente la cronaca anche sul nostro sito www.sportisili.it, sempre per quanto riguarda il calcio. Ricordiamo che seguiremo stasera Reggiana Palermo, quindi con commento, pagelle e voci eh, post partita, ma che dal fine settimana ricomincia un po' la, eh, la routine. Dei, eh, dei campionati, quindi anche la Serie C sarà in campo, quindi seguiremo sia Audace Cerignola Messina, sia per quanto riguarda Catania Crotone, una sfida tra l'altro questa molto calda da due formazioni che vogliono oh, lottare eh, per i piani alti della classifica, ma vi ricordiamo che in questi eh, giorni ci sono anche altri siciliani in corsa per importanti obiettivi, è iniziato il campionato europeo di pallavolo maschile dove è impegnato il palermitano eh, Roberto Russo. La nazionale italiana ha chiuso con un secco 3-0 contro il Belgio nella prima partita di girone. Prossima partita giovedì 31 agosto eh, alle ore 21:15 contro l'Estonia. E vi ricordiamo che eh, noi, gli sportisti, come abbiamo fatto quest'anno, abbiamo seguito la Formula 3 e il palermitano Gabriele, mini impegnato. Nel campionato mondiale di Formula 3 c'è l'ultimo appuntamento eh, con il mondiale, con la uh, gara in, uh, a Monza, quindi il Gran Premio d'Italia. Prima di fatto, corsa da quando è in questa categoria per mini davanti al pubblico, pubblico di casa. Non è più in corsa per il titolo, dato che eh, Gabriel Bortoletto, Bortoletto, il brasiliano della Trident, sembra ormai veramente a un passo. Dalla conquista di questo titolo Piloti Ma eh, Mini vorrà sicuramente eh, Togliersi qualche soddisfazione In quello che di fatto è il Gran Premio d'Italia Quindi il Gran Premio di casa Potrete seguire il commento sia della Sprint Race Che della Feature Race eh, Proprio sui nostri, eh, sul nostro sito Non mi resta praticamente Che eh, salutarvi Vi ricordo ancora l'appuntamento di venerdì Quindi in chiusura del calcio mercato Quindi ultima puntata stagionale di pillole di sesta dalle 19:30 alle 20:30 per eh, fare un bilancio delle, eh, del mercato del Palermo, del Catania, del Messina e delle siciliane di sedi. Non mi resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento appunto a venerdì. Ciao.